anche il simbolo di quella parte di Firenze che io preferisco, che non è tanto la sua architettura, ma quanto invece il suo umanesimo, che è una cosa più universale, più importante, più profonda, che va a ritoccare poi il tema della maratona, che è l'uomo nudo con se stesso, davanti a se stesso. Quindi ho preferito ancorarmi a Leonardo da Vinci piuttosto che allo skyline di Firenze, come ci si aspetta normalmente, anche un po' per provocazione, perché trovo che sia già fatto, sia scontato, ed è anche un po' come venire a Firenze e fare un sacco di foto per farle vedere quando si ritorna. No, viviamo la cosa, siamo a Firenze, la viviamo e poi basta, non c'è bisogno di dire, di dimostrare che sono stato a Firenze. Forse è più bello dimostrarlo attraverso Leonardo da Vinci, perché è ancora più universale, ancora più profondo, ancora più grande. L'uomo vitruviano è poi forse l'immagine, a parte la Gioconda, l'immagine che rappresenta giustamente l'umanesimo, cioè l'uomo. Allora, lo avete visto nel video, è la succosa novità di quest'anno, la medaglia firmata da un artista internazionale, Clet Abraham, conosciuto meglio come Clet. È famoso lui un po' in tutto il mondo per la manomissione dei cartelli stradali e per noi ha realizzato appunto questa, per la Firenze Marathon, questa medaglia speciale che è la stilizzazione tra l'altro dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. E di fatto con questa medaglia si inaugurano poi quelli che saranno i festeggiamenti poi del 2019 in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Quindi un'occasione davvero speciale per la Firenze Marathon e per questo artista che rappresenta appunto la Firenze Marathon, questa medaglia. Stefano. E non si ferma il cammino della Firenze Marathon nei vari expo delle manifestazioni delle altre maratone. Fine settimana presenti alla Maratona di Venezia e alla Maratona di Rennes in Francia, dove naturalmente potete vedere chi sarà presente degli italiani in modo particolare, ma soprattutto si promuove quello che è nell'ambito di tutto il mondo, proprio visto che sono maratone importanti, che transita dall'Expo, dagli stand dell'Expo della Firenze Marathon. Naturalmente avrà sconti e agevolazioni proprio in queste due giorni, in questa giornata che è domenica, e in queste due maratone internazionali. Sì.